Benvenuti ad una nuova edizione di TRC Notizie. Di un morto e due feriti, dei quali uno ricoverato a Catania in coma. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 640 nei pressi del bivio di Favara. A perdere la vita è stato un pensionato agrigentino di 81 anni, coinvolti nel sinistro anche due giovani favaresi che viaggiavano a bordo di una moto. Un nuovo incidente mortale si è verificato lungo le strade della provincia di Agrigento a 24 ore di distanza dal funesto sinistro di Porto Empedocle, quando nel pomeriggio di lunedì era deceduto il prete congolese padre Patrick Cabué. Attorno alle 17 di ieri, nei pressi del bivio per Favara sulla 640, a scontrarsi sono stati una Seat Cordoba guidata da un pensionato di Agrigento di 81 anni ed una moto Beverly 500 con a bordo due giovani di Favara. L'impatto si è verificato all'altezza dell'imbocco tra la statale e l'ex via Nuova Favara. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. L'auto, dopo l'urto, ha continuato la propria corsa finendo in un terreno vicino alla carreggiata, a pochi metri da un'abitazione. L'anziano a bordo dell'auto, Salvatore Montanalampo, è morto sul colpo. I due giovani che viaggiavano in sella alla moto, che dopo l'urto ha preso fuoco, invece sono rimasti gravemente feriti. Il più grande dei due, 23enne, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Caltanissetta. Le sue condizioni nella notte però sono ulteriormente peggiorate, tanto da costringere i medici a deciderne il trasferimento a Catania. Il giovane è in stato di coma e la prognosi sulla sua vita non è ancora stata sciolta. Meno gravi le condizioni dell'altro ragazzo di 21 anni, che dopo l'incidente è stato trasferito invece al nosocomio Canicattinese Barone Lombardo. Sul luogo dell'incidente, oltre ai mezzi di soccorso, hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della stradale agrigentina, che stanno cercando in queste ore di ricostruire l'esatta dinamica del tragico sinistro. È stato condannato a 8 mesi di carcere con la sospensione di Riccardo Valenti, imputato per droga. Il giovane difeso dall'avvocato Geroli Calzi è stato arrestato dai carabinieri alla fine del 2011 in contrada Giummello, a Naro, dopo aver lanciato dal finestrino della sua automobile in corsa un involucro con 50 grammi di marijuana. Per Valenti il pubblico ministero aveva chiesto 3 anni di carcere, contestando anche la recidiva. La difesa però ha dimostrato che l'imputato ha dei procedimenti penali pendenti, nessuno dei quali però è definitivo. La perizia balistica del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina non ha trovato sull'arma sequestrata al castrofilippese Salvatore Alessi impronte compatibili con le sue. I risultati della RIS sono stati acquisiti al processo con il rito immediato a carico dell'imputato 37enne. I carabinieri, ascoltati come testi dell'accusa all'ultima udienza, hanno arrestato Alessi il 30 novembre scorso dopo aver sequestrato in un terreno della suocera un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola cancellata e 7 cartucce. Secondo la banca dati del RIS, quell'arma non sarebbe stata tra il prossimo 2 luglio con l'escussione dei testi della difesa rappresentata dall'avvocato Lillo Sferrazza. Un attentato incendiario è stato perpetrato l'altra notte nel centro storico di Naro. Ignoti hanno appiccato il fuoco ad una Ford Focus parcheggiata in via rotabile per Agrigento, nei pressi dell'abitazione del proprietario, un pensionato del luogo incensurato. Le fiamme hanno avvolto l'automobile, causando danni gravi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e i carabinieri che hanno avviato l'attività investigativa. Non avrebbe tentato di rapinare il cliente di una banca se avesse saputo che per quel colpo avrebbe dovuto fare i conti con la polizia, un finanziere e un carabiniere in borghese. Ieri pomeriggio a Licata con un taglierino, un disoccupato di 60 anni, ha minacciato un finanziere libero dal servizio mentre stava prelevando denaro dal bancomat. Ne è scaturita una colluttazione che ha attirato l'attenzione di un carabiniere in borghese che ha bloccato il rapinatore Giuseppe Angelo Arrivabene. Infine, l'arresto è stato eseguito da una pattuglia della polizia di passaggio. Arrivabene dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni personali. È un marocchino di 20 anni, residente a Licata, ha rischiato di essere linciato dalla gente dopo che aveva tentato di rubare nella chiesa dell'Addolorata in via Cristoforo Colombo. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti del commissariato ha evitato al giovane gravi conseguenze. Il marocchino è quindi stato arrestato con l'accusa di tentato furto e danneggiamento.
sono stati strappati e gettati per terra a Racalmuto i manifesti funebri dei coniugi Gagliardo e del loro figlio Luigi. Nessuno sa chi sia il responsabile del gesto. I coniugi vivevano col figlio da anni ad Aci Sant'Antonio, il catanese, trasferiti dopo le richieste giudiziarie scattate dal pentimento di Ignazio. Luigi Gagliardo ha ucciso i suoi genitori prendendoli a coltellate e poi si è suicidato avvelenandosi col gas della cucina. Ha preso il via ieri dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo Guglielmo Nicastro la nuova udienza preliminare nei confronti dell'ex sindaco di Siculiana Giuseppe Sinaguglia, del funzionario comunale Luigi Meli e dell'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale Pasquale Amato, accusati di abuso d'ufficio e interruzione di pubblico servizio con l'aggravante di aver favorito la mafia. La vicenda riguarda le presunte pressioni che sarebbero state fatte ai fratelli Catanzaro, titolari della discarica di Contrada Matarana. Il procedimento è ripartito davanti al giudice per le udienze preliminari di Palermo dopo che la Cassazione ha annullato il proscioglimento ottenuto dai tre imputati dinanzi al GUP del Tribunale di Agrigento. I legali di parte civile hanno chiesto di aggravare le accuse contestando agli imputati i reati di concussione aggravata e associazione mafiosa. L'udienza proseguirà il prossimo 12 luglio. Tre avvisi di garanzia sono stati notificati dalla Procura della Repubblica di Agrigento ad altrettanti soggetti coinvolti nell'inchiesta relativa a presunte irregolarità relative alla costruzione di un edificio a Porto Empedocle in via dell'Industria. Recentemente il Comune, in attesa di effettuare i dovuti approfondimenti, ha disposto la sospensione dei lavori. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Antonella Pandolfi. Figlio snaturato arrestato a Caltanissetta. Ieri sera la polizia ha fermato un nisseno di 48 anni, Michele Fortunato, responsabile di maltrattamenti in famiglia e violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha percorso più volte con un bastone di legno la propria madre di 81 anni, colpendola alla testa e al corpo, procurando le ferite e lesioni guaribili in 8 giorni. Ad avvisare la polizia è stato un cittadino dominicano di 44 anni, badante dell'anziana, dopo aver ricevuto una telefonata dallo stesso Michele Fortunato, nel corso della quale aveva udito delle urla di invocazione di aiuto da parte dell'aggredita. Mentre gli agenti soccorrevano la donna, dal corridoio è sopraggiunto l'uomo con un bastone da passeggio in mano. Brandendo minacciosamente il bastone verso i poliziotti, il nisseno li invitava ad andarsene, affermando che si trattava di affari di famiglia nei quali non avrebbero dovuto interferire. Quindi, mentre i poliziotti tentavano di farlo calmare, si è scagliato violentemente contro di loro. Due giorni prima l'indagato aveva aggredito due vicini di casa con un'asta di ferro. Torniamo a parlare di elezioni. Nessun ballottaggio si terrà al comune di Sciacca tra 2 settimane. Il candidato del popolo della città termale a primo turno. L'errato calcolo del Consiglio Comunale è addebitabile alla regione siciliana. Mentre i tecnici dell'ufficio elettorale lavoravano in punta di diritto tra i commi della legge 6 del 2011, i candidati a sindaco di 4 città siciliane, tra cui appunto Sciacca, stavano sulla graticola. In un primo momento avevano superato il 50% dei voti e indossato la fascia tricolore, poi l'avevano dovuta scucire per poi ricucirla nel tardo pomeriggio di ieri. Il calcolo della percentuale, dicono i burocrati, va fatto sul numero di tutte le schede valide, anche quelle in cui è stato segnato solo il nome del candidato della lista, omettendo quello del sindaco. Da quest'anno infatti la legge esclude il cosiddetto effetto trascinamento, le preferenze devono essere dichiarate espressamente sulla scheda. Il voto alla lista infatti non va automaticamente anche al sindaco ad essa collegato, come avveniva in passato, e così il voto per il candidato al consiglio non sottintende la preferenza per il sindaco espressione di quella lista o di quella coalizione. Secondo questa instigamente, così la parola passa alla regione, che dopo una frenetica riunione durante la quale i burocrati sottolineano il vulnus presente nella nuova legge, prende una decisione che molti ritengono del tutto politica, di lasciare le cose come stanno. Il risultato di questa tardiva scelta premia i 4 sindaci rimasti in bilico, che finalmente possono festeggiare la loro elezione. Soddisfazione in casa autonomisti Forti e Liberi della provincia di Agrigento per il risultato ottenuto dalle proprie liste candidati alle ultime elezioni amministrative. Alla prima partecipazione ufficiale su scala provinciale, il movimento è riuscito ad eleggere diversi consiglieri comunali. Come giudica il risultato ottenuto in queste elezioni amministrative dal suo gruppo di riferimento?
Ma è un risultato del quale esprimo grande soddisfazione, intanto per l'affermazione ottenuta dal candidato sindaco di Agrigento Marco Zambuto, al quale noi abbiamo creduto fortemente sin dal primo momento. Il quasi 40% di consensi ottenuto dal candidato sindaco Zambuto dà l'avvio ad un grande progetto al quale personalmente ho sempre creduto e per il quale Autonomisti Forte e Liberi lavora già da un anno e mezzo, che è l'idea del nuovo polo dei moderati che sta emergendo. Attorno a Marco Zambuto, ad Agrigento, con le due liste dell'UDC e del Patto Territorio, emerge e si afferma l'idea di un polo dei moderati che sicuramente in provincia di Agrigento determinerà la linea politica per il prossimo avvenire. Per quanto riguarda gli autonomisti Forte e Liberi, i risultati sono veramente eccellenti. Voglio evidenziare i comuni di Aragona e di Campobello di Licata, dove andavamo con la nostra lista, quindi Autonomisti Forte e Liberi con la nostra lista, si è presentata in questi due comuni e in entrambi abbiamo superato abbondantemente il 5%, eleggendo a Campobello di Licata l'amico Terranova e ad Aragona eleggendo due consiglieri comunali. Inoltre abbiamo eletto consiglieri comunali a Santa Margherita Belice nella persona di Giuseppe Aquilino, a Comitini nella persona di Alfonso Gentiluomo, a Raffadali nella persona di Salvatore Gazzitano, a Bivona nella persona degli amici Barone e Castellano. Abbiamo quindi diverse posizioni e quindi questa idea degli autonomisti Forte e Liberi, da noi fortemente voluta, si radica sempre di più con proprie presenze istituzionali. Quindi ritengo che il lavoro che abbiamo fatto è stato producente, sicuramente ne dobbiamo fare tante altro, però l'idea di questo nuovo polo dei moderati si afferma in tutta la provincia. Questa mattina il prefetto di Agrigento Francesca Ferrandino ha stipulato con il presidente provinciale di Federfarma, la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, un protocollo d'intesa relativo all'installazione di sistemi di videosorveglianza antirapina. L'atto, che deriva da analoghi strumenti pattizi siglati a livello centrale, prevede l'interazione diretta degli apparati installati presso gli esercizi commerciali con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, conformemente alle direttive del decreto per la protezione di dati personali. Le attrezzature saranno verificate preventivamente dalle componenti specializzate delle forze di polizia per accertarne la rispondenza ai requisiti del capitolato tecnico. Il protocollo avrà la durata di 4 anni e potrà essere rinnovato alla scadenza. Il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Salvatore Messina, ha approvato l'avviso di selezione interna per titoli e prova attitudinale riservata al personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per integrazione oraria sino alla concorrenza di 36 ore settimanali per il periodo di 2 anni. A causa del collocamento a riposo di vari dipendenti del profilo di ausiliario specializzato, si è reso necessario l'aumento dei posti messi a selezione. Si tratta quindi di 100 posti di ausiliario specializzato e di 10 posti di commesso. Gli interessati potranno presentare domanda per l'ammissione alla selezione direttamente al commissario straordinario. È stato inaugurato questa mattina a Canicattì lo sportello Elaisa contro le virosi della vite. L'apertura del punto informativo è stata sollecitata dai responsabili dello sportello Vino e Vite di Canicattì, guidato dall'enologo Gianni Giardina. Si inaugura oggi il nuovo sportello Elaisa, quali le sue competenze? No, a onor del vero lo sportello c'è sempre stato, si inaugura invece un laboratorio nuovo che si chiama ELISA. In pratica è un laboratorio per effettuare analisi virologiche sulle malattie della vite. Abbiamo notato come sportello che c'era questa esigenza nel territorio e ci siamo subito attivati, tant'è che siamo stati in un posto, diciamo, tecnico dove effettuano queste analisi proprio a settembre. Siamo stati in Puglia, nel centro Caramia si chiama, e abbiamo visto che c'era questa possibilità di farlo anche qua da noi e ci siamo attivati. Quindi effettueremo queste analisi sulle viti, diciamo, che hanno problemi di virosi e riusciremo in tempo reale a dare dei risultati. Inoltre effettueremo anche le analisi sui terreni, perché i nostri terreni sono terreni che già hanno avuto, diciamo, nel passato diciamo, il vigneto, nel senso che hanno subito l'attacco anche dei nematodi, e quindi è giusto che si verifichi se il terreno è idoneo per
andare a rimpiantare di nuovo vigneto su vigneto, come si suol dire. E quindi noi continuiamo la nostra attività a supporto del settore vitivinicolo del territorio. Da poco abbiamo avuto anche da parte della Regione Siciliana una nuova competenza, che è quella che riguarda l'olio. Infatti l'istituto non si chiama più Istituto Regionale della Vite e del Vino, ma IRVOS, che è l'acronimo di Istituto Regionale della Vite e degli Oli di Sicilia. Quindi ci occuperemo anche degli oli per quanto riguarda appunto il settore olivicolo, con tutte le sue problematiche. Oggi si inaugura lo sportello Elisa, che è un potenziamento già di un servizio esistente che ci viene fornito dall'Istituto Vite e Vino. Oggi però abbiamo la presenza del dottore Cartabellotta, quindi lo dobbiamo ringraziare soprattutto per l'interessamento, come dobbiamo ringraziare Giovanni Giardina, che si interessa per il nostro territorio. Oggi noi, il Comune di Canicattì e quindi l'Assessorato Agricoltura, farà delle proposte al nostro direttore generale dell'Assessorato, che è quello di creare, dobbiamo sempre chiedere, poche cose che si possono fare, proprio per non ingolfare, perché ne abbiamo tantissime problematiche. Oggi chiederemo la realizzazione possibilmente nelle terre confiscate alla mafia o nel campo sperimentale, la creazione di un campo sperimentale anche all'Istituto Agrario, e quindi in collaborazione con l'Istituto Agrario o nei terreni confiscati alla mafia possiamo creare dei campi sperimentali per la ricerca varietale. Possiamo chiedere al direttore generale, soprattutto molti canicattinesi, oggi per la misura 121, in una politica keynesiana, ha presentato diversi progetti per la realizzazione di nuovi impianti. Chiederemo al direttore generale di portare nel tavolo delle decisioni soprattutto quello dell'impinguamento della misura 121. In diverse zone di Canicattì sono ripresi i controlli relativi alla rimozione dei cartelloni pubblicitari che non sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal Comune. Le ultime strade interessate dai controlli riguardano Via De Gasperi e Viale della Vittoria. In quest'ultima strada i volontari della Protezione Civile, Vincenzo Misuraca e Filippo Anello, avevano segnalato che uno dei cartelloni si era staccato dal suolo. Novità per la raccolta differenziata: a Delia, a partire da martedì 22 maggio, gli indumenti usati e i piccoli giocattoli si potranno smaltire presso l'isola ecologica di Viale Belvedere, dove verranno collocati 3 cassonetti per la raccolta. Il servizio sarà aperto al pubblico il secondo e il quarto martedì di ogni mese. Si è piazzato al 16° posto su oltre 200 partecipanti lo studente Salvatore Vella Cannella della scuola media Gangitano nel concorso nazionale di giornalismo svoltosi la settimana scorsa a Chianciano Terme. Il ragazzo canicattinese, che frequenta la terza B dell'istituto guidato dal preside Ivan Pancucci, è stato premiato questa mattina nel corso del lusinghiero Traguardo Raggiunto. Nei giorni scorsi la scuola Gangitano di Canicattì ha partecipato a Chianciano alla fase finale di un progetto di giornalismo che ha visto eccellere la vostra scuola anche grazie all'azione di un vostro studente. Sì, ci siamo classificati tra i primi posti. Questo nostro alunno Salvatore Vella Cannella ha avuto il piacere di ritirare questo premio, che fa onore alla scuola media Gangitano. E aver partecipato e condiviso questa esperienza importante sicuramente è un momento per noi da ricordare. Ecco, lei personalmente, professoressa, ha voluto quest'oggi premiare, usiamo questo termine, lo studente attraverso la consegna di una targa? Sì, perché io credo che la scuola deve riconoscere il merito e promuovere le eccellenze, e deve anche recuperare se ci sono deficienze e fare di tutto per aiutare i ragazzi in difficoltà, senza dimenticare che ci sono appunto delle eccellenze che vanno riconosciute. E questi ragazzi si sentono sostenuti e incoraggiati a continuare, perché l'impegno premia, e io desidero che sia un esempio per tutti gli altri ragazzi, che sia un esempio da imitare, un esempio vincente. Ecco, ti senti un esempio per i tuoi compagni? Almeno spero, io credo di sì. Com'è stato partecipare alla fase finale a Chianciano del progetto a cui tu hai partecipato? È stato emozionante, anche perché mettersi a confronto con numerosi ragazzi è stato molto faticoso, però sono arrivati 16° su 100 tutte le scuole d'Italia. Ecco, qual era il tema di questo progetto? Erano 2 articoli: Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon e il primo articolo a Canicattì.
E un altro giovanissimo canicattinese, Salvatore Rizzo, alunno della quinta C del Plesso De Amicis di Canicattì, si è aggiudicato il primo premio al concorso Disegna la Legalità promosso dalla Camera di Commercio di Caltanissetta. Rizzo, selezionato tra 551 partecipanti, ritirerà il premio lunedì 14 maggio al Teatro Regina Margherita del capoluogo nisseno. Puntare sui giovani e sul rilancio del commercio, un tempo punto di forza dell'economia canicattinese, è questa la ricetta per il rilancio socio-economico del paese proposta da chi oggi, dopo gli investimenti fatti decenni fa e i successi raggiunti a livello economico, continua ad investire sul territorio. In un'economia canicattinese che rischia di cadere in una situazione di ristagno, nuovi investimenti sono sempre ben accetti, ecco, ma oggi quanto è rischioso portare avanti questo tipo di azioni? Molto, molto, molto rischioso, perché Canicattì, che è stata luce per tutta la provincia di Agrigento con le sue ex quattro banche, con la sua produttività agricola, con la sua imprenditoria, sta in un momento di stallo, di rovinoso momento. Però noi canicattinesi non ci dobbiamo abbattere comunque, e tant'è che tutti i giorni si lotta per migliorarci, per riproporci sul mercato, non solo io come Pietro Leone o Tizio, Filano e Sempronio, che nel commercio bene o male cercano di attivare questa cittadina, ma per dare la possibilità, grazie al commercio, di riprendere quello che Canicattì è stato nel passato, e speriamo che ci riusciamo. Ecco, in questo senso, come dicevo prima, nuove attività, nuovi investimenti, anche l'iniziativa giovanile è importante per cercare di rilanciare l'economia della nostra città. Sì, l'iniziativa giovanile, lei ha detto molto bene, l'iniziativa giovanile, io ringraziando il Signore c'ho un seguito, nel senso che c'è mio figlio, mia figlia, che anche loro si stanno impegnando nelle attività commerciali, non proprio in questi giorni. Canicattì sarà proprio illuminata da un nuovo negozio nostro, ma non per fare pubblicità, ma per dire che volendo si può sempre migliorare. Noi apriamo un piccolo franchising che sicuramente poi, grazie alla pubblicità di Teleradio e di altri emittenti locali, saranno messi a conoscenza di tutta la nostra cittadinanza e di tutti i nostri paesi limitrofi, proprio per ritornare a migliorarci tutti. Questo paese deve tornare a essere un paese produttivo, non un paese che vive oramai di ricordi. Adesso diamo uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Previsioni meteo per giovedì 10 maggio in provincia di Agrigento: cielo poco parzialmente nuvoloso, venti deboli, mare poco mosso. In Sicilia le temperature minime oscilleranno tra i 9 gradi di Enna e i 15 gradi di Catania e Trapani. Le massime invece saranno comprese tra i 21 gradi di Trapani ed Enna e i 27 gradi di Agrigento. E anche per questa edizione è tutto. Arrivederci.